la recepisca per quel che gli dice, ma non so se possa poi pubblicamente far prevalere una voce diversa da voci ufficiali, oppure se la soluzione è diversa. Allora, da questo punto di vista posso dire questo. Ormai nel mondo musulmano indonesiano come malaysiano si è affermato, come dire, l'Islam nella sua forma tradizionale attraverso l'interpretazione che avviene in seguito alle quattro scuole giuridiche tradizionali che l'Islam ha, cioè quella wahhabita, quella hanafita, quella malikita e quella shafita. Siamo nel contesto della sunna, però non tocco la scia perché qui non siamo in un contesto di sciismo, cioè di scia, siamo nel contesto della sunna, in quanto la maggior parte del sud-est asiatico è costellato appunto da comunità musulmane che seguono appunto l'insegnamento della sunna, no? Ecco. Ci sono anche ambiti dove ci sono piccole comunità sciite, ma la maggioranza sono sunniti in questo senso. La scuola giuridica che viene seguita è quella di Shafi, che su alcuni aspetti è piuttosto legato all'ortodossia. Per ortodossia io intendo quello che è l'insegnamento basico, quello che è l'insegnamento tradizionale dell'Islam, ecco, in questo senso, per capirci, no? Poi bisognerebbe scendere nei dettagli e diventa più difficile. Però la scuola sciafita ha anche questa particolarità, che non disdegna una sorta di processo di adattamento di ciò che è culturale e locale, no? Quindi che cosa è stato questo processo di queste scuole? È stato quello di prendere dal contesto culturale quelle tradizioni, quei costumi, quelle usanze che potevano essere integrate all'interno di un sistema islamico senza però andare a cozzare con i principi fondamentali, quegli ibadat che dicevo, di cui parlavamo prima, no? Ecco. Questo non toglie però che anche in quei contesti si sono sviluppate delle infiltrazioni da parte di un certo pensiero, dicevo, wahhabita, che segue un'altra scuola giuridica, quella hanbalita, più puritana, più letteralista, non nell'interpretazione, dove si sono costituiti appunto dei movimenti. Parlo ad esempio in Malesia, esiste un gruppo politico molto importante che però sostanzialmente non è maggioritario in Malesia, però ha un suo peso, che è il PAS, è un partito politico, viene chiamato partito politico islamista, adesso io me lo traduco perché dovrei usare il malese, quindi però questo partito ha voluto introdurre alcune riforme, loro dicono, molto vicine a quello che è il come dire, il pensiero o le usanze non malesi. Faccio un esempio: il velo. Se voi andate in Malesia vedete che le donne sono velate, non è che non sono velate. Ci sono delle scuole giuridiche che dicono che il velo può anche lasciare fuori le orecchie o i capelli. Poi è un velo che va a rombo giù, scende, come se ci fossero due lembi ai lati, no? Ecco. E sono estremamente belli da vedersi perché sono con dei colori stupendi, no? Questo velo malese da comunità magari non malesi, ma che provengono da fuori, dall'Iran piuttosto che dall'Arabia Saudita, vengono viste come non ortodosse. Perché? Perché secondo la loro interpretazione il velo deve coprire completamente senza lasciar passare un filo di capello. E qui ci troviamo di fronte a due interpretazioni in due contesti diversi. Uno legge il Corano in un modo, uno legge il Corano in un altro, e si creano, e allora da lì il discorso di Al-Attas di voler, come dire, sottolineare che l'Islam malaysiano è malaysiano, non è saudita.
su un tema di questo tipo. Sappiamo l'importanza del velo come simbolo religioso e come anche simbolo di emancipazione, no? della donna in quanto tale, dal punto di vista sociale. Però bisogna anche tener conto del fatto che non possiamo, come dire, cioè loro non amano introdurre nel loro contesto elementi che poi vanno a deturpare un'interpretazione che è un'interpretazione che cerca di valorizzare ciò che vi è come costumi e usanze sul territorio e islamizzarlo. Quindi è un processo di adattamento in questo senso. Mohammad Naqib al-Attas, che prima citavamo, no? Ecco, come studioso e filosofo, ha fatto un lavoro estremamente importante che probabilmente per molti sauditi sarebbe una cosa un po' così, cioè andare a recuperare le tradizioni pre-islamiche tipicamente malei del contesto malaysiano, cioè si è messo a studiare la lingua malei, ma prima dell'avvento dell'Islam. Addirittura ha fondato un istituto che si chiama ISTAC, che è un istituto di studi di cultura malaysiana, che ha la finalità proprio di far capire ai quelli che loro vengono chiamati Bumiputra, cioè gli indigeni, che poi sarebbe identificato con il gruppo musulmano, far capire a loro che prima dell'avvento dell'Islam c'è tutta una storia, una cultura che deve essere valorizzata e ripresa e non rigettata, no? Ecco, in questo senso. Questo avviene sia in Malesia che in Indonesia. Ecco dove vado a dire che sostanzialmente non possiamo concepire l'Islam come una realtà monolitica e unica. È necessario che in ogni contesto geografico l'Islam possa, come dire, esprimere se stesso secondo quelle che sono le realtà che riesce a integrare nel proprio interno. Pensiamo all'Islam in Europa. Anche l'Islam in Europa credo abbia bisogno di questa dimensione, no? Senza andare contro quelli che sono i principi fondamentali del credo islamico e della tradizione islamica in questo senso. Volevo aggiungere solo una questione sul pluralismo delle interpretazioni, perché credo sia un aspetto importante dell'Islam che è comune col mondo ebraico, cioè il fatto che ci sono da un lato sì le scuole giuridiche, come è stato accennato, che sono delle scuole nate nei primi secoli dell'Islam, a parte il wahabismo che è nato a fine 800, quindi è una cosa nuova, ma le quattro scuole classiche sono fondate da imam che hanno rielaborato, ecco, il Corano e le tradizioni del profeta, dando una chiave di lettura che molti, come dire, per facilitare l'accesso alla religione. Ecco, accanto a queste scuole ci sono anche appunto i sapienti che possono essere sia studiosi ma anche mistici, e quindi aver fondato proprio delle vie spirituali, ecco. Quindi parliamo di livelli diversi, ecco, di declinazione della religione. La cosa bella è che fino a un certo epoca, fino al 1800, questo pluralismo di voci ha sempre convissuto all'interno del mondo islamico, sia in Occidente che in Oriente, finché non è in qualche modo si è infiltrata una ideologizzazione della religione, quindi di fatto alcune categorie di pensiero moderno hanno cominciato a snaturare la religione dal di dentro, quindi di fatto volendo riscrivere delle interpretazioni del Corano che non tengono più conto però di tutti i 14 secoli di storia, e quindi ci troviamo di fronte a delle interpretazioni che vogliono essere uniche, e non ha senso in tradizioni che hanno invece un pluralismo di voci che pur nella loro diversità si riconoscono. Invece queste nuove tendenze, appunto come quella wahabita, ma ce ne sono anche delle altre, vogliono imporre un'unica concezione, un'unica lettura del Corano. Quindi il fatto che non ci sia un'autorità centrale, come ad esempio nel cristianesimo, non è un problema. Il problema è proprio il fatto di volerla creare laddove non c'è.
volendo andare a livellare tutte le interpretazioni e il patrimonio immenso, ecco, di sapere che purtroppo si sta perdendo, ecco. Quindi qui è, in ogni paese c'è questa vorrei dire lotta, questo jihad intellettuale, cioè di resistere a un livellamento, un'omologazione che non è di un paese sugli altri, ma è proprio dell'ignoranza sulla conoscenza. Ecco, questo è il problema classico. In più c'è l'aspetto, quindi, da un lato dell'universalità della religione islamica, cioè che si rivolge a tutti i popoli e che ha saputo conciliarsi anche con tradizioni e culture differenti. Quindi non è che l'Islam in Malesia è diverso dall'Islam in Marocco, cioè l'Islam ha sempre 5 pilastri del culto, quindi il culto rimane, però ci sono delle declinazioni dovute ai costumi locali, per cui, non so, faccio un esempio molto banale sull'alimentazione, è proibito mangiare alcuni molluschi, però alcuni molluschi in certe isole della Malesia sono il piatto tipico e sono state fatte delle concessioni, proprio delle fatue, le famose fatue, delle disposizioni legali, per cui invece la comunità islamica di quel luogo è concesso nutrirsi di questi molluschi. Quindi, voglio dire, c'è l'elasticità in tutte le cose, dal velo portato in un certo modo in un altro, fino anche al modo di studiare il Corano, di come si recita. Il problema è proprio chi vuole fare un solo modo, vuole, come dire, fondare una sola scuola, la propria, e non più riconoscere quelle degli altri. Qualche altra domanda, magari? No, il cristianesimo, il cristianesimo in quelle zone, parlo della Filippine, Indonesia e Malesia, arriva più tardi rispetto all'Islam. Perché se seguiamo la teoria di Mughul, che retrodata la presenza dell'Islam dal 400 al 1300 sostanzialmente, intorno, quindi siamo nel XIV secolo, avviene che i primi a arrivare sono proprio i musulmani e quindi sono la seconda religione in quel contesto. Il cristianesimo al nord, nelle Filippine, arriva nel 1521 con Magellano, primo viaggio di Magellano, riportato da Pigafetta, di cui noi abbiamo il manoscritto qua originale in italiano. Ecco. No, i Siro Malabarici sono nella parte indiana. Vi ricordate che avevo fatto le differenze tra sud, sud-est asiatico, nord-est asiatico? Qui stiamo nella zona, diciamo, insulare, no? Ecco. Quindi qui l'Islam arriva prima del cristianesimo. E i musulmani sono molto orgogliosi di questa cosa qua, perché giustamente e storicamente arrivano dopo i cristiani. 1521 con Magellano, almeno la parte spagnola, diciamo, e 1565 arriva Legazpi, conquistador, che comincia a conquistare le zone del nord. Però già Legazpi trova, 1565, trova già tre sultanati, come vi dicevo, ben costituiti, ben formati. Quindi vuol dire che il processo di islamizzazione era già avanzato, con centri culturali, moschee, tutto quanto. Quindi, il che vuol dire sostanzialmente che si era passati da una fase iniziale già a una fase di sedimentarizzazione e di sviluppo. Quindi questo bisogna riconoscerlo storicamente in questo senso. E poi sappiamo che il regno di Majapahit, sulla data della sua implosione e caduta, ci sono varie teorie, però di fatto alla metà degli anni del 500 il regno crolla sostanzialmente. Ecco. Lascerei la parola a Cosimo Nicolini Cohen, che è dottorando all'Università Statale di Milano in filosofia e diritto, appunto l'Istituto Beccaria, che ha l'arduo compito di fare delle conclusioni
anche interreligiose, nel senso che è anche la voce ebraica questa sera. Grazie. Grazie, non so se si sente, sì. Ma appunto io le conclusioni giustamente sono piuttosto difficili, data la, almeno per me, complessità dei temi e la profondità anche insomma degli interventi, quindi mi sono segnato alcuni aspetti toccati insomma da entrambi i relatori. Giusto al volo, riprendendo il riferimento a che si faceva il parallelismo tra la mancanza di una gerarchia, diciamo così, in ambito islamico e in ambito ebraico, appunto che è così, e si può, anche se con le dovute differenze, dato che non c'è un fenomeno diciamo di fuori da Israele di terrorismo ebraico, però si può segnalare, ecco, criticamente, questo è il primo contributo da parte ebraica di autocritica, anche un problema di livellamento analogo con le diverse proporzioni interno al mondo ebraico, perché il rabbinato di Israele, no, prende sempre più diciamo voce in capitolo, e quindi tutte quelle differenze anche di che tu ricordavi in ambito musulmano, ad esempio circa i costumi alimentari, così, quindi nella kasherut o anche nei minyagim, nei abitudini locali delle varie comunità, non possono essere de jure annullati, perché appunto non esiste il presupposto, però de facto quello che è stato un grande positivo evento nella storia ebraica, che è il ritorno di una sovranità nazionale, ha però questo côté problematico di eventualmente una centralizzazione, quindi questo era solo al volo sulla domanda. E poi invece, ecco, io appunto mi sono segnato tre poli delle cose emerse dagli interventi e dalle vostre anche domande. E il primo, in riferimento all'aspetto storico e diciamo di contestualizzazione, peraltro per me personalmente è stato appunto molto interessante, non conoscendo affatto la storia. Sì, certo, scusi. Ah, forse sì. Ok, grazie. No, dicevo, il primo polo di aspetti emersi, quelli inerenti al contesto, appunto circa l'islamizzazione appunto non violenta di questa dell'Indonesia in generale, di queste regioni, e circa il contesto, ecco, una cosa che mi interessava, è emerso a più riprese nelle relazioni, come l'approccio, appunto, si diceva, di questi primi commercianti di religione musulmana, eventualmente di origine araba, all'Islam fosse un approccio di tipo non letteralista, non legalista, e però allo stesso tempo, no, emergeva come in una certa fase, quantomeno, anche l'aspetto politico in qualche modo dell'Islam, quindi il fatto che potesse fungere da collante eventualmente ha giocato un ruolo, no? Quindi comunque, diciamo, il fatto che siano emersi entrambi questi aspetti mi sembra interessante. Forse mi domandavo se questo può essere anche, riprendendo le domande del sociologo indonesiano, una possibile risposta al motivo di una conversione così, così diffusa. E sempre rispetto al contesto, mi interessava molto i riferimenti fatti, arrivando quindi a Fanzuri, all'uso da parte di questo mistico e questo poeta dell'arabo, e anche qui emergeva, mi sembra, un doppio aspetto, no? Da una parte appunto Fanzuri rivendica in modo nella sua opera l'uso della lingua araba, che chiaramente è la lingua, no, del Corano, e quindi ecco, attraverso la religione in realtà sì, queste regioni, queste popolazioni entrano anche in quella che è una civiltà che non si ferma soltanto appunto all'aspetto magari della confessione, della fede, ma che ruota attorno alla lingua. E proprio questo qui c'è un aspetto sia, diciamo, positivo ma anche appunto problematico, ed emergeva, no, il rapporto con la lingua precedente, e quindi anche lì dietro la lingua con gli usi e i costumi, e quindi in qualche modo riecheggiava, per quel poco di letture che in questo ambito ho fatto, un problema analogo, mi sembra, a quanto si può vedere in parte appunto in Iran, quindi islamizzazione e anche esito positivo di una contaminazione recente.
reciproca, però anche, no, una certa, come dire, repressione in qualche modo, vorrei dire eresie, che c'è stata di elementi culturali precedenti. Oppure mi diceva la una professoressa Puntochello, fenomeni analoghi sono avvenuti nei confronti delle popolazioni berbere delle lingue locali. Quindi io con questo non voglio dare una lettura negativa di quello che è stata l'islamizzazione attraverso anche l'arabizzazione, che anzi sicuramente ha costituito un aspetto di, appunto, acculturamento, però ecco, appunto, sempre vedere i due lati, per così dire, gli aspetti, proprio perché sono reali e storici in questo caso, non possono essere, credo, letti univocamente. E venendo invece poi all'aspetto più denso, quindi appunto il profilo di mistico di Fanzuri, i legami con Al-Farabi, anche qui io ho appreso oggi cose che spero appunto di poter poi anche approfondire, e c'erano due aspetti che mi interessava riprendere a partire da, appunto, la mia attività di dottorando come filosofo del diritto e come diciamo voce ebraica, per quanto nel mio caso una voce ebraica da un punto di vista anche, diciamo, laico, non ho un profilo osservante, eccetera. Innanzitutto, dal punto di vista di un dottorando di filosofia del diritto, si sente? Sentivo, sì. Ok. No, mi ha colpito molto appunto il richiamo negativo, cioè, all'aspetto legalistico appunto nell'Islam, no? Cioè il richiamo negativo, quindi il fatto che invece in un senso positivo Fanzuri o Al-Farabi o il sufismo in generale, in parte eventualmente la corrente sciita, anche se non è stata toccata, eccetera, appunto sono stati messi in evidenza gli aspetti positivi di un approccio mistico non letteralista in contrapposizione a un'accezione negativa dell'aspetto legalistico. E sia in quanto dottorando in filosofia del diritto che in quanto ebreo, questo mi faceva risuonare, mi fa risuonare qualcosa di non molto definito, nel senso che da una parte è evidente che, come è stato sottolineato da entrambi, questa lettura appunto non letteralista e non legalista è quella più impegnata eventualmente in un Islam in grado di dialogare con le altre religioni o con le non religioni e così via. E dall'altro però appunto l'aspetto chiamiamolo tra virgolette legalistico, trasportandoci all'ambito appunto ebraico, è un aspetto centrale e non disgiunto da quella libertà, no, di interpretazione che si dice.